Sono Caterina dell'Istituto Medi e oggi vi parleremo di un progetto che abbiamo trattato. Il titolo del nostro progetto, From Our Farm to Our Forks, rappresenta il modo in cui i prodotti locali vengono portati sulle nostre tavole attraverso il processo di filiraccolta, ma anche per presentare e promuovere i prodotti locali della zona di Battipaglia. Battipaglia è conosciuta per essere il centro principale della mozzarella di bufala DOC. E infatti una delle mozzarelle più famose è la Zizzonella di Battipaglia. Io sono Sabrina dell'Istituto Medi e oggi vi parlerò dei prodotti BAT. In Italia abbiamo 5.128 prodotti BAT, cioè prodotti agroalimentari tradizionali, e la Campania è la regione con la lista più lunga, che comprende circa 531 prodotti. Alla fine di questo progetto c'è stato un collegamento con il Senegal, dove si è parlato del progetto educativo e formativo Casa Bio in merito all'Agenda 2030, all'interno del quale verranno esposti 17 obiettivi con i relativi traguardi. Grazie al nostro percorso scolastico e attraverso le nostre professoresse siamo riusciti a realizzare dei progetti, tra cui questa brochure e il PowerPoint, in cui presentiamo il PowerPoint, il progetto From Our Farm to Our Fork. E nella brochure abbiamo analizzato come raggiungere la nostra città, che è Battipaglia, dove mangiare i prodotti tipici e quali sono, diciamo, qual è la storia e i principali centri di attrazione. Ringraziamo gli esperti dell'ASL che ci hanno accompagnato in questo percorso, Cibo Sicuro, From Our Farm to Our Forks, il dottore Bove, la dottoressa Nobile e il dottore Cipro. E soprattutto un grazie alla nostra dirigente che ci ha permesso di continuare questo percorso, guidata dalla professoressa Cipriani. Ciao a tutti, grazie, bonjour. Félicitations à Madame Cipriani, à tous ceux qui vous ont écouté, et vraiment bravo, bravo. Donc je passe la parole à Madame Francesca. Merci beaucoup. Et vous. Nous avons aussi notre directeur ici. Bravo. Un saluto da parte di tutto il liceo Medi, al direttore Casa Bio, dalla dottoressa Popi. Grazie a tutti voi per essere con noi stamattina. Grazie. Ok. Merci. All'ultimo step di questo percorso formativo che l'ASL sta regalando, tra virgolette, è stato un percorso interessante, sicuramente ha sicuramente aperto nuovi orizzonti, ci ha messo di fronte a nuove realtà interattive con cui confrontarci, soprattutto in un periodo sicuramente non semplice da vivere. E oggi è l'ultimo incontro, abbiamo con noi il referente del progetto, il dottore Bove, e la dottoressa Nobile, e i loro interventi saranno successivi all'intervento con i referenti di un progetto di educazione e formazione Casa Bio in Senegal. Riuscite a sentirci adesso? Dottoressa Bove? Avremo quindi un intervento da parte della responsabile, dottoressa Raffaella Bove, Francesca Bove, scusatemi, che si interessa di un
progetto di educazione, formazione e cooperazione internazionale in Senegal. L'intervento sarà in francese, abbiamo colto la possibilità di avere un intervento in francese e il materiale che condividerà con tutti gli studenti del liceo medio invece sarà in italiano, per cui potrete comunque seguire le diapositive, le slides in italiano. Abbiamo colto l'occasione per rendere un po' internazionale, no? La chiusura di questo progetto. C'è anche il direttore della scuola di formazione Casa Pio, a cui dopo daremo la parola per i saluti. E successivamente ci saranno anche dei lavori realizzati dalle seconde che hanno partecipato a questo progetto, lavori. Io mi sento, sentite adesso sì, ce l'abbiamo fatta. Sì, perfetto, buongiorno. Ok, buongiorno. Ok, tutto bene. Vous avez aussi le directeur de Casa Pio? Et merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui avec nous, avec le Michel Médic de Batibaya. Vi cederei la parola alla dottoressa e al presidente. Dunque, l'esperienza di Francesca e di Cuba in Casamance sta a significare che l'esperienza dell'Agenda 2030, 17 obiettivi, è un qualcosa non che legata al nord del mondo o al sud del mondo o all'est del mondo o dall'ovest. È un processo che deve vedere coinvolto tutti i paesi, perché il riferimento per esempio alla pace o all'inquinamento, agli cambiamenti climatici o ai disastri naturali, solamente una risposta globale, resiliente e della cittadinanza attiva può creare i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi. Tra l'altro, in un momento difficile dove la guerra in Ucraina mette in discussione tutto, la struttura dell'agenda 2030, no? La salute, muoiono, la pace, fanno la guerra, l'inquinamento, ci sono 5 centrali nucleari e così anche il partenariato. Allora, l'esperienza che oggi Francesca e Bubba ci rappresentano è quello che questo processo facciamo insieme. Noi qui, nella vostra classe, nella vostra casa, nel vostro club, con il vostro paese, eccetera, a costruire semi cittadinanza attiva per creare, diciamo, questo progetto e l'agenda 2030. Per cui oggi prendiamo un impegno nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre parrocchie, nelle nostre città, di essere cittadini del mondo. In realtà tutti noi con dei piccoli gesti possiamo fare la differenza e possiamo convergere verso lo sviluppo sostenibile. Non è lontano, tutti i 17 obiettivi sono presenti anche in Italia. Quello che dico spesso quando si pensa alla povertà automaticamente.
presenta all'Africa o ci ne so, l'obiettivo 16, pace, giustizia, ecco, si pensa ad esempio all'Afghanistan, invece la guerra adesso è molto vicina, tutti i 17 obiettivi sono presenti e tutti noi con dei piccoli gesti possiamo cambiare le cose e siete proprio voi nelle scuole a doverlo fare, perché come ha detto Bruca, il direttore poco fa, siete giorni da lì a posto, fatevene, prendetevi cura e queste attività che state facendo sono importantissime, quindi io resto a disposizione, potete contattarmi su social, con email, potete visitare il sito, se un giorno volete venire in Senegal, vi prendo tutti. Innanzitutto abbiamo presentato questa brochure in omaggio alla nostra città, a tutti i suoi prodotti tipici, a ciò che è in principio e ciò che possiamo trovare oggi. Grazie al nostro percorso scolastico siamo stati in grado di evidenziare le principali caratteristiche di Battivaglio. Abbiamo conosciuto la sua storia, la casa di Lucia, un prodotto tipico della zona, come raggiungere la città dove sono più della ristorazione e delle ragioni. Vi lascio la dettagliata presentazione delle mie compagne. Today, we're going to present some of the works we've made. We made this brochure to promote our city, all of its typical products from how it was to how it is nowadays. Thanks to our education background, we were able to point out the most important features of Battivaglio. We pointed out the history, like a local product, the Sicura, and how to reach the city center. I'll leave you to the detailed presentation of me and my classmates. Buongiorno a tutti, sono Anna della seconda piede. Il nostro lavoro si chiama From Our Farm to Our Forks. Questo titolo è stato ripreso dalla brochure che vi ho fornito prima e l'ho usato, diciamo, per promuovere, rappresentare e promuovere i prodotti tipici del nostro territorio. Allora, se la slide dell'indice, faccio un attimo brevemente di assunto. Allora, andremo a parlare di Battivaglio, ovviamente parleremo del BAT, uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, che è appunto Male Zero, la dieta mediterranea e i prodotti locali, e vi andrò a presentare ora. Il chiaschetto, la mozzarella di bufala, la caprese, la pizza margherita, e la carne di bufala e la rucola della mia destina. Allora, poi iniziare con una Battivaglio, farò una presentazione in inglese di Battivaglio. So for me, one of the centers for the production of Battivaglio is one of the most productive agricultural areas of the city, of which is also the industrial great way of the zona is 100% of the with a wheat shape that develops a good first. It is a product that celebrates prosperity, abundance and safety, and that given to its size from 1 to 10 kilos, and then to place it in an architecture of buffalo meal, the mozzarella of Battivaglio. Adesso parleremo del PAT. Il PAT sta per prodotti agroalimentari tradizionali. Allora, ogni regione ha la sua lista PAT. In Italia ci sono 5.128 prodotti PAT registrati nel 2019 e la regione con più PAT è proprio la Campania. The province of Salerno is characterized by a list of 531 products of the region of Campania called prodotti agroalimentari tradizionali, in inglese traditional agri-food product. The Ministry of Agriculture Product has activated the necessary means to preserve this product, keeping their traditional producing methods. Quattro, riferimento globale per l'impegno mondiale a trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, quali la povertà, il cambiamento climatico,
il regalo di Natale. Come potete vedere ai vostri lati ci sono tutti gli obiettivi e sono 17. Quello che andremo a guardare oggi è fame zero, ovvero l'obiettivo 2. Second goal is to stop hunger, achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture, perché molti paesi soffrono ancora di fame e malnutrizione e sono circa 800 milioni di persone. 5 years, and meeting the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and girls. 2.3, double the effort of productivity and income of the care of women, particularly women, indigenous people, families of farmers and fishers, training for secure and control of the access to land, other quality resources, ingestion of lifespan in soap water, and the people affected by this water. After that, feel ashamed of what they eat and a sense of guilt. The next eating disorder that we're going to talk about is orthorexia. Orthorexia is an eating disorder that leads people to follow a diet that is as healthy as possible, but obtaining the opposite effect. The typical behavior of those suffering from this disorder is to the elimination of foods that are considered dangerous for the health, with the result sometimes of eliminating even the